oltre 24 milioni contagiati e 824 mila i morti. Numeri pesanti, ma per la prima volta nel mondo la pandemia sta rallentando, dice l'OMS. Rispetto alla settimana precedente, meno 5% i contagi e meno 12% le vittime. Scatti da centometrista, così la rivista Nature descrive la gara dei paesi per accaparrarsi i vaccini. Centinaia di milioni di dosi ordinate a scatola chiusa perché non ancora in produzione e soprattutto senza prove certe sulla loro efficacia. Nella corsa alle prenotazioni in testa agli Stati Uniti, che a metà agosto si erano già assicurati 800 milioni di dosi di almeno 6 vaccini in via di sviluppo. Al secondo posto la Gran Bretagna, che ha messo le mani su 340 milioni di dosi, l'equivalente di 5 somministrazioni pro capite, un record. A ruota seguono i paesi dell'Unione Europea, che stanno acquistando il vaccino in gruppo, ed il Giappone. E l'OMS informa che al momento nel mondo sono 31 i vaccini in sperimentazione clinica sull'uomo. Ritorno a scuola. A pochi giorni dal via si procede in ordine sparso. In Spagna, dopo la recrudescenza dell'epidemia, utilizzo sempre della mascherina e didattica mista, alcuni giorni in presenza, altri a distanza. In Gran Bretagna solo il 22% del personale si dichiara disposto a tornare in aula. Il governo ha deciso mascherine nei luoghi comuni, ma non in classe. La Francia non ha ancora scritto le sue regole, ma ha già anticipato niente mascherine gratis per gli alunni. In Germania, causa Covid, aperti e richiusi nel giro di poche settimane 100 istituti. E in Florida arriva lo stop di un giudice all'obbligo di riapertura delle scuole pubbliche imposto da un governatore che ignora arbitrariamente la sicurezza, ha sentenziato il togato.